pilastri della cultura dell'età umanistico-rinascimentale sono sostanzialmente cinque. In primis l'esaltazione dell'ingegno umano, dell'intelligenza del singolo individuo che opera nel mondo creato da Dio, ma arricchito e perfezionato dall'uomo. Valutazione del corpo umano. Il corpo umano era stato sacrificato nel Medioevo, no? Il corpo era la palla al piede dell'anima, diciamo, nell'ottica medievale. Invece ora il corpo viene visto come un microcosmo che riflette il macrocosmo, quindi come un esempio della perfezione della creazione divina. E questo riscatto dell'uomo, diciamo, ingegno e materialità corporea, tutte e due, questo riscatto dell'uomo porta anche a un recupero della dignità. Un altro aspetto dell'epoca è la rivalutazione della tecnica, della macchina, dell'ingegneria. E quindi una figura come quella di Leonardo da Vinci è proprio significativa per questo. Non è soltanto, mentre il Medioevo condannava tutto ciò che era manuale, ora viene riscattata la manualità, no? E diventa invece capacità di inventare le macchine, e quindi diventa una manifestazione del genio creatore dell'individuo. In secondo luogo, un nuovo modo di concepire la storia, non più considerata manifestazione di un disegno divino. L'uomo, artefice di se stesso e del proprio destino, ha la capacità di intervenire nel corso degli eventi e, almeno in parte, di modificarli. Non è lo strumento passivo di un disegno superiore che si deve accettare. Il terzo pilastro è rappresentato da un nuovo modo di concepire la natura e il mondo. Il Medioevo aveva considerato il mondo terreno come luogo di pena, o almeno di difficile prova, di sofferenza, in cui l'uomo era tenuto a guadagnarsi il premio o il castigo divino attraverso la sofferenza. Con l'età umanistico-rinascimentale, questo stesso mondo diventa il luogo dove l'uomo può agire concretamente, può manifestare il proprio spirito d'iniziativa, può conquistare, grazie alle proprie abilità e capacità, una legittima felicità terrena. Si impone inoltre una concezione laica della cultura, considerata come strumento necessario alla formazione dell'uomo. Vengono messi in secondo piano gli studi teologici, fondamento della cultura medievale, e intrapresi con passione gli studia humanitatis, ovvero gli studi propri della cultura dell'uomo. L'espressione studia humanitatis indica due aspetti chiave. Da una parte, lo studio di discipline umanistiche, come la poesia, la storia, la filosofia, la retorica, la grammatica, quelle stesse discipline che gli antichi ritenevano fondamentali per la formazione dell'uomo. Dall'altra, l'interesse per i valori trasmessi dai testi classici di quelle discipline. Essi non sono solo oggetto di studio, ma vengono considerati come modelli di perfezione in ogni campo dell'attività umana, modelli da cui prendere ispirazione per fondare una nuova e moderna civiltà. Infine, il quinto e ultimo pilastro è rappresentato dal principio dell'imitazione. Il rinnovamento della cultura deve fondarsi sull'esempio degli antichi, che sono da imitare non in modo sterile e passivo, ma originale e autonomo. Tale principio è alla base dei più grandi capolavori dell'arte rinascimentale. La scultura di Michelangelo, solo per fare un esempio, presuppone la riscoperta, lo studio e l'imitazione originale della statuaria greco-romana, i cui resti cominciavano ad affiorare a Roma proprio all'epoca del grande artista.